Wind Festival 2014, qui con Rigmag Matteo Spanu, team manager della squadra italiana Tabù Gastra, per presentare le nuove collezioni 2015. Salve ragazzi, ci troviamo qui con il team di Sabarra per presentarvi, diciamo, le novità 2015. Iniziamo a parlare del Twister secondi. 90 che verrà introdotto dal nostro atleta Russell. Buongiorno, oggi parliamo del nuovo Twister 90 2015. Si presenta senza double deck, quindi andatura più confortevole, ha una nuova scassa slot box per la pinna con una leggera V per quanto riguarda la parte posteriore. Poi abbiamo sicuramente un gran pop che è marchio di fabbrica delle Tabù, uno slide super controllabile anche se quest'anno è molto più veloce, abbiamo una velocità sicuramente di punta più elevata rispetto alle tavole dell'anno scorso. Detto questo, guarda, tavola ideale per tutti. Ora passiamo al 100, Giovanni ci spiegherà un po' cosa la differenza. Un po' di cassa, per favore. Sì, il 100 quest'anno è fatto per persone da 70 kg in su, io personalmente uso il 100 e anche quest'anno abbiamo trovato la tavola migliorata in vari punti, tra cui è stata snellita, come ha detto Russell, è stato rimosso il double deck, è diventata molto più veloce, molto più maneggevole, però non è cambiata la poppa. La poppa del 100, che vedete come è molto grande, ci permette di andare molto in alto nelle nuove Power Moves. Io uso la Pure, ma di questo ce ne parlerà Gigi. Direi che le condizioni sono ideali. Ciao ragazzi, vi presento la nuova Pure. Come si dice, squadra che vince non si cambia. Perciò il campione del mondo 2013, Thierry Todde, ha deciso di sviluppare questa nuova vela che ha delle leggerissime modifiche rispetto ai modelli precedenti. La cosa che notiamo è un outline della balumina leggermente più dritto e più largo, un albero 2 cm più corto e il boma 1 cm più lungo rispetto al modello dell'anno passato. La cosa che la distingue sono i colori super cool, che sono come quelli che Robinesh utilizzava quando era Gastra alla fine degli anni 80, primi anni 90. È una vela ottima soprattutto per la disciplina che facciamo noi, ma è anche ideale per le persone che vogliono una vela che dia tanto spunto in planata e tanta maneggevolezza. Ecco, adesso Matteo ci parla dell'attrezzatura Wave. Salve, allora iniziamo da... io lo classifico come il Wave un po' più soft da utilizzare in Italia. Io a Fontana Mega, diciamo, uno dei più spot frequentati, diciamo, d'Italia, è anche uno dei più facili. Io utilizzo la Poison, che è la versione Wave Power di Gastra. Io uso la 5.4, considerando che io peso 73 kg. Accoppio, diciamo, la coppiata vincente per me è con il Pocket 86 quest'anno, che è stato reso molto più agevole in serpata, diciamo più morbido, quindi un po' più, con un po' meno di pressione si ottengono delle curve più strette. Come l'anno scorso, questo modello è un modello thruster, ma può essere utilizzato anche come tavola monopinna. Diciamo che larghezza e lunghezza non sono stati cambiati. Ripeto, il lavoro è stato fatto molto sulla poppa per rendere la tavola molto più serpabile e più, diciamo, morbida rispetto all'anno scorso. Poi, per le condizioni un po' più hard, ci spostiamo qua, dove abbiamo il Dakar. Anche qui come misure bene o male sono rimaste le stesse. La modifica è stata fatta, io ritengo, nella parte più importante. Parliamo delle scasse. Chi ha la versione dell'anno scorso può notare che le scasse delle due pinne frontali con le due posteriori sono state avvicinate fra di loro, cioè sono sovrapposte, e quindi si può ottenere un grip maggiore con le onde un po' più grosse. Per il resto la tavola
non ha avuto, diciamo, delle grandi modifiche, larghezza e lunghezza più o meno è la stessa, però io ritengo che la modifica che abbiamo richiesto noi atleti è stata fatta proprio sulle scasse. Io personalmente utilizzo il Dakar come con la configurazione thruster sino ai 3 metri, dai 3 metri in su tendo a utilizzare il quad perché ho un grip maggiore. Insieme, diciamo, la copiata per me quest'anno utilizzo l'IQ, che è la versione 4 stecche, è stata, diciamo, leggermente modificata. Io ho già fatto un paio di uscite con questa vela, mi sembra più leggera e ancora più manovrabile rispetto a quella dell'anno scorso. La potenza rispetto alla Manic, che è la versione 5 stecche, diciamo che la EQ ti dà un po' più di potenza e molto più di manovrabilità. Poi ci spostiamo adesso a parlare della Vandal, che è sempre un'azienda che abbiamo noi in Italia, la Riot, che è la versione 4 stecche, ce la illustra il nostro atleta Gigi Madeddu. Prego Gigi. Se vuoi una vela a qualità prezzo incredibile, puoi prendere la Vandal. Costa sicuramente meno delle altre, ma non è un sottoprodotto, in realtà è un prodotto che va insieme a Gastra. Qua abbiamo la Riot, che come vedete è stata tutta ridisegnata, la balumine è più dritta e non è più rotonda come lo scorso anno, è un modello 4 stecche sotto la 5.2, sopra dalla 5.2 in su diventa 5 stecche, è tramata, questo ci permette di avere molta più resistenza e quindi l'usura sarà sicuramente meno rispetto a una classica vela in monofilm, è utilizzabile sia per far freestyle, perché ha la presenza qua del Dacron che ci permette tutte le nuove manovre che prevedono il passaggio della vela, ed è utilizzabile anche per il wave, quindi per una persona che vuole comprare una vela per tutte e due le discipline e ha un budget contenuto, questo è il modello ideale. Altra cosa fondamentale è che la 4.7 riesce a montare il 3.70, quindi un rider leggero che usa 4.7 e 4.2 può utilizzare il suo set prendendo solo un albero. Adesso parliamo con Matteo, ci presenta il Rocket e la Savage. Salve ragazzi, ecco qui ci troviamo, diciamo, nell'ambiente free ride, free race, in questo caso siamo molto più vicini al free race. Abbiamo la Savage, che è la prima vela di Gastra senza camber. La differenza tra la Savage, la Phantom e la Vapor, che sono le versioni, diciamo, da regata, è che ovviamente come vela, non avendo i camber, ha un'accelerazione differente rispetto alle altre due vele, però come velocità di punta praticamente è identica. Noi, diciamo, abbiniamo, quando qualcuno ci chiede che tipo di tavola si può abbinare alla Savage, parliamo sempre del Rocket, che è, diciamo, una tavola storica di Tabù. È stata modificata, molto accorciata, allargata, sono stati fatti, diciamo, degli accorgimenti per le tavole un po' più grandi, sia per la questione, per la bolina, per avere più spigolo, e sia anche per la velocità all'asco. In questo caso abbiamo il 138 litri, che viene utilizzato per venti abbastanza leggeri. Per il momento abbiamo ottenuto delle ottime risposte dal pubblico che, diciamo, non vuole fare le gare ma si vuole solamente divertire in acqua, però sempre senza togliere quel momento di competizione con gli amici. Questo, diciamo, che è il materiale che noi consigliamo per divertirsi, però avere anche delle, diciamo, delle rese un po' quasi da gara. Va bene ragazzi, vi ringrazio per la vostra presentazione e buon proseguimento del Wind Festival. A presto, grazie, ciao.